ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dus Dus e oggi sono in compagnia di Fede, DJ Bugia, di Dron Dron. Raga, epico, scherzo. Comunque c'è anche con noi Angie06. Ciao raga. Più forte. Ciao raga. E tu chi sei? Alex Gabon. Le pepete che sono, allora? Sono scorregge grossissime che si fanno al cesso. Comunque, stiamo passeggiando sul e siamo in un vlog. Come sapete, adesso non è finito, però è finito la prima parte dell'esame del Cambridge. E anche si loro l'hanno fatto, che siamo anche andati bene, si può dire. Fino ad ora più o meno. Cuscinetto. Anche se questo video uscirà alle 6:30 quando l'avremo già finito, però comunque. La seconda parte del vlog sarà quando finiremo l'esame alle 3:30, inizieremo l'esame. E lo posterò domani però. Ok. Alle 2:30 uscirà la seconda parte del vlog. E niente, raga. Chiamate in arrivo la fidanzata. Niente. Arrivo. Angie è col suo spinner. Devo prendere lo spinner. Lo spinner di Angie. Lui così è felice. Ma molto felice con quella brutta scimmia che ha come moglie. Ragazzi, disabile, posso entrare allora? Ragazzi, mi raccomando, togliete l'iscrizione al canale di Chris Drop. Naturalmente Chris scherziamo, se stai vedendo questo video. E invece di toglierceli a noi, toglieteli a lui e metteteli a noi. Raga, comunque dobbiamo crescere questo iscritto qua, non è che possiamo rimanere sempre a 30. Chi sta parlando? Dus sta parlando. Allora, Alessio Caponio, quindi che sono le pepete? Sono scorregge grosse. Ma qua su questa macchina hanno fatto le scorregge. Le pepete hanno fatto, no? E un saluto a tutti. Ciao. Bellissimo però. Aspetta, l'idraulico! Ragazzi, guardate adesso, guardate. Questa è la macchina che avremo, ragazzi. Aspetta. Ferma il video. Aspetta. Aspettate. Che c'è lì? Che ci sono delle. Piede fidoso. Aspetta. Ciao. Sì. Comunque sia, il video può anche concludersi qui. Raga, iscrivetevi ai nostri canali, al canale di Dron Dron, al canale di Dus Dus, al canale di Angie06. E come sempre l'iscrizione al canale di Chris04. E sempre iscrivetevi al canale di Tony08, Come sempre.